A 6 anni dalla tragedia del Raganello, l'intera comunità di Civita, l'amministrazione comunale guidata dal sindaco Alessandro Tocci, ha ricordato le 10 vittime. Lo ha fatto riunendosi in preghiera nella parrocchia Santa Maria Assunta, con la cerimonia officiata dal vicario dell'eparchia di Lungro, Papas Pietro Lanza, e dal parroco padre Remo Mosniag. Mi leggo le parole nell'omelia del nostro Papas Lanza, il nostro parroco padre Remo, che oggi è la giornata in cui si prega per loro e con loro, con le vittime che non ci sono più, con i parenti delle vittime, a cui va il nostro più caloroso abbraccio nel ricordo sempre delle persone che non ci sono più, un ricordo indelebile che noi questa pagina Civita non la dimenticherà mai. Era appunto il 20 agosto del 2018. Escursionisti e turisti vennero travolti da un'onda di detriti e acqua provocata da uno sbarramento a monte e da un'improvvisa e violenta pioggia. A perdere la vita Antonio De Rasis, la guida del gruppo, e poi Antonio Santa Paola e Carmen Tammaro, Miriam Mezzolle, Claudia Giampiero, Paola Romagnoli, Gianfranco Fumarola, Carlo Maurici, Valentina Venditti e Imma Marrazzo. Quanto avvenne quel terribile giorno è per noi indimenticabile. Saremo sempre vicini al dolore incommensurabile dei familiari delle 10 vittime. E c'è anche un altro aspetto: il sequestro del sito, l'inchiesta giudiziaria, il processo. Sono 6 anni che noi vorrei ritrovare una serenità che è stata persa. Vorrei soltanto ricordare, e dico che oggi forse è la giornata meno opportuna, però un passaggio va fatto fortemente. Perché quello che è successo a Civita è un discorso veramente così assurdo, così strano. Sono 6 anni che le gole sono chiuse e io mi trovo a essere il custode delle gole. Casi analoghi a quelli di Civita hanno avuto un trattamento diverso. I due pesi e le due misure sono state fortemente richiamate in più occasioni. Faccio spesso l'esempio della marmolata per dire come si può trattare una comunità, come si può trattare un paese. Non so se questa sia la prova più giusta di quello che sto dicendo, ma un bene demaniale sottratto a tutti non è una cosa giusta. Io penso che gli organi preposti a questo avrebbero dovuto riflettere prima e agire dopo, non fare un sequestro preventivo, probatorio prima e preventivo dopo, per creare soltanto, probabilmente, lo dico con coscienza, qualcosa che è rimasta indelebile nella nostra comunità. Non parlo soltanto della forma di turismo, ma di tutte le forme collegate a quella che sono le potenzialità delle gole del Raganello. Voglio dire soltanto due cose semplicissime, quelle che sicuramente sia il presidente Oliverio in prima battuta, poi la compianta presidente Iole Sandelle, poi successivamente Roberto Chiuto insieme all'assessore Gallo ci hanno supportato con una progettualità che riguarda l'esterno delle gole per poter metterle in sicurezza con dei radar, dei pluviometri e della videosorveglianza. Noi continueremo a batterci, stiamo premendo tutto l'incartamento da presentare alla Procura della Repubblica per poter chiedere un dissequestro che riguarda sempre ed esclusivamente un discorso di tutela ambientale. Tutto il resto dovrà essere sviluppato dagli organi preposti. Noi abbiamo lavorato fino a ieri, oggi ci siamo fermati, riprenderemo domani. Però ripeto, basta leggere le carte di quello che è successo e basta dare pochi indirizzi per poter riaprire in sicurezza quello che era un bene che ci hanno sottratto da 6 anni e che forse qualcuno comincia a gridare vendetta.